Ci troviamo presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica dell'Università di Padova. Qui, fin dalla sua costituzione nel lontano 1924 come gabinetto di idraulica, hanno insegnato illustri cultori delle discipline idrauliche. E ci si è occupati dei grandi sistemi idrografici italiani e di quelli veneti in particolare. In questo Dipartimento, per lunghi anni, ha insegnato il professor Augusto Ghetti, al quale il famoso Comitatone, dopo l'evento del 4-5 novembre 1966, ha affidato gli studi per chiarire quali fossero state le cause e quali potevano essere i possibili provvedimenti da adottare per difendere la città di Venezia dalle acque alte e per salvaguardare la sua laguna. In modo magistrale, Augusto Ghetti condusse quelle ricerche, promuovendo studi di carattere teorico e sperimentale, i cui risultati sono ancora oggi all'attenzione di coloro che si occupano dei problemi di idrodinamica lagunare. A lui va il merito di aver realizzato i primi modelli matematici che hanno consentito di inquadrare i fenomeni della propagazione della marea all'interno della laguna e soprattutto il merito di aver costituito un gruppo di ricercatori che ancora oggi si occupano di quei problemi con risultati lusinghieri. Gli attuali problemi idraulici della laguna di Venezia sono molto diversi da quelli incontrati nei secoli trascorsi. Per poterli inquadrare compiutamente e valutare il significato di antiche e recenti affermazioni, è opportuno soffermarsi brevemente sulle conseguenze dei provvedimenti adottati nel passato, inquadrandoli sotto l'aspetto idraulico. Secondo alcuni autori, la laguna di Venezia, come molti altri bacini costieri con analoghe caratteristiche, è il risultato di una lenta invasione da parte delle acque marine, in progressivo aumento di livello dopo l'ultima glaciazione, di un territorio ricco di foci fluviali, naturalmente protetto da un sistema di dune litoranee, formatesi per l'azione combinata delle correnti e del moto ondoso. Si tratta, nello specifico, dei cordoni litoranei tuttora costituenti i lidi,
che dividono la laguna dal mare e attraverso i quali il mare si è aperto numerosi varchi per penetrare nel basso territorio retrostante e sommergerlo. Il costante progresso nel tempo della sommersione, che ha interessato la laguna anche in epoche geologiche relativamente recenti, è testimoniato dal ritrovamento a profondità variabili di reperti di civiltà preistoriche, dai 6 ai 14 metri sotto il livello del mare, e di resti archeologici di epoca romana. Una ricostruzione non del tutto attendibile, ma significativa, di quello che poteva essere la conformazione della laguna di Venezia in epoca romana è fornita dal Filiasi. Anche allora la laguna era separata dal mare da stretti cordoni litoranei, sui quali si aprivano numerose bocche di comunicazione con il mare con fondali modesti, consentendo alle zone d'acqua retrostanti di essere vivificate dalle correnti di marea. Oltre al Brenta sfociavano in laguna il Sile e probabilmente anche il Piave, con un ramo all'altezza di Lio Maggiore. Nell'alto Medioevo e poi verso l'anno 1000, mentre si delineava attorno a Rivo Alto il primo nucleo dell'attuale città di Venezia, assieme al fiorire di altri centri lagunari poi scomparsi, come Cittanova ed Equilio nell'estrema parte orientale, Altino, Torcello e Mazzorbo nelle rispettive isole, Malamocco in corrispondenza dell'omonima bocca, la laguna subì le prime timide modificazioni, ad opera dell'uomo, che nei secoli successivi si sono concretizzate in interventi via via sempre più importanti, contribuendo in modo decisivo a determinare la configurazione del bacino lagunare giunta ai nostri giorni. Sempre secondo lo storico Filiasi, dopo l'anno 1000, alcune delle bocche esistenti, come la bocca di Lio Maggiore a nord, quella di Prestene e Albiola nella parte centrale dei Lidi, andarono naturalmente interrandosi, lasciando aperti solamente i cosiddetti tre porti a settentrione, il porto di Malamocco e di Chioggia più a sud e il porto di Brondolo nell'estremità meridionale. Contemporaneamente, ed in modo particolarmente preoccupante, a partire dal XIII secolo incominciarono a manifestarsi anche all'interno della laguna preoccupanti fenomeni di interrimento, soprattutto a danno della parte centrale, con conseguenze gravi su alcuni importanti canali che innervavano la fitta rete dei rii cittadini. Nello stesso periodo diventarono preoccupanti gli effetti degli intensi processi di deposizione di sabbie marine in corrispondenza delle bocche di porto, che a settentrione colpivano soprattutto il porto di San Nicolò, riducendone la navigabilità ed ostacolando l'accesso delle navi al bacino di San Marco. Responsabile degli interrimenti interni della laguna era il Brenta, che vi sfociava all'altezza di Fusina, quasi di fronte a Venezia. Mentre i problemi di navigabilità del porto di San Nicolò erano causati dal deposito dei sedimenti convogliati dal Piave e mobilitati sotto costa dal moto ondoso. Non più sospinti verso il largo dal flusso delle correnti di marea, attraverso le bocche che un tempo si aprivano anche nel litorale superiore, e la cui attività andava riducendosi a causa della progressiva diminuzione dell'estensione degli specchi d'acqua alimentati, i sedimenti del fiume tendevano più facilmente a depositarsi vicino alla riva, riducendo i fondali dei canali dei tre porti. Gli sforzi compiuti tra il 1200 e il 1400 attraverso la formazione, ai margini della terraferma, delle intestadure, ovvero gli argini interni alla laguna, orientati in modo da allontanare le torbide del fiume dal bacino di San Marco per contrastare i fenomeni di interrimento causati dal Brenta, si dimostrarono inutili e portarono negli anni successivi all'adozione di più drastici provvedimenti, resi possibili grazie alla conquista da parte della Serenissima della città di Padova e del suo territorio, dopo la sconfitta dei da Carrara avvenuta nel 1405.
fu quello dell'allontanamento del Brenta dalla laguna, un intervento perseguito tra non pochi contrasti, che vide schierati su fronti opposti Cristoforo Sabbadino, fautore del provvedimento, ed Alvise Cornaro, che invece vi si opponeva, ritenendo erroneamente che le portate del Brenta fossero di rilevante importanza per il regime delle correnti lagunari. Prevalse Sabbadino ed ebbe così inizio l'epoca della diversione dei fiumi, che interessò dapprima il Brenta con la realizzazione di una nuova inalveazione attuata nel 1507 tra San Bruson di Dolo e Conche, riunendo poi le acque del fiume a quelle del Bacchiglione e portandone la comune foce, che tendeva ad interrirsi, in mare aperto, a Brondolo, fuori dalla laguna sud di Chioggia. Negli anni che seguirono, molte furono le vicende idrauliche che interessarono il sistema del Brenta. Tra queste, l'intercettazione e la diversione dalla laguna di molti altri corsi d'acqua minori, la costruzione del taglio nuovissimo nel 1610 e da ultimo la realizzazione di una nuova inalveazione per il fiume, la Cunetta, che accorciava l'antico tracciato realizzato dai veneziani. Nella seconda metà dell'Ottocento ci fu anche la reintroduzione per un breve periodo del fiume in laguna, in prossimità di Chioggia, finché, sul finire dello stesso secolo, fu delineata la soluzione ultima che è giunta a noi, con la definitiva estromissione del Brenta dalla laguna e il ristabilimento della sua foce a Brondolo. Provvedimenti altrettanto radicali furono attuati sui fiumi che sfociavano nella laguna settentrionale. Qui le piene più importanti del Piave, tracimando in destra e riversandosi nel Sile, immettevano le loro torbide all'interno del bacino lagunare, producendo gravi problemi di interrimento fino ad interessare gli specchi d'acqua adiacenti a Burano e Torcello. Nella prima metà del Cinquecento fu deliberata, a difesa della laguna, la realizzazione del grande argine di San Marco per contenere le esondazioni del Piave, attuando poi, sempre su suggerimento del Sabbadino, l'allontanamento del fiume alla foce di Cortellazzo, con l'obiettivo soprattutto di difendere dall'interrimento il porto di San Nicolò. Sempre con l'intento di garantire la navigabilità dei tre porti, nella seconda metà del Seicento fu addirittura realizzato lo spostamento della foce del Piave ancora più a nord, a Santa Margherita, mediante la costruzione di un canale parallelo alla costa. Ma nel 1683, a seguito di una rotta memorabile, il fiume abbandonò quest'ultimo tracciato, stabilendo definitivamente il suo sbocco a mare a Cortellazzo. Dopo questi eventi, nell'alveo abbandonato del Piave fu introdotto il Sile, mediante la costruzione dell'omonimo taglio, per allontanare dalla laguna le abbondanti portate di questo fiume di risorgiva, che creavano problemi di tipo sanitario per eccessiva dolcificazione delle acque. Le conseguenze di questi provvedimenti sull'evoluzione morfologica della laguna sono sostanzialmente riconducibili al pressoché totale annullamento dell'apporto di sedimenti di origine fluviale e segnano l'inizio di una netta inversione di tendenza. Ai fenomeni di interrimento che prevalevano prima della diversione dei fiumi e che avevano contribuito a creare una laguna dai fondali poco profondi, difficile da navigare, si andavano ora sostituendo processi di erosione sempre più intensi, favoriti da ulteriori importanti interventi da parte dell'uomo, dai naturali processi di sommersione e dall'intensificarsi del moto ondoso. Era stata da poco portata a termine, sul finire del Settecento, la conterminazione che rendeva intoccabili i limiti della configurazione geografica della laguna, quando nei primi anni dell'Ottocento fu deciso di intervenire sulle bocche di porto per aumentarne l'officiosità e consentire alle moderne navi di allora, con maggiore pescaggio, di entrare all'interno del bacino lagunare.
Presero così avvio gli interventi per armare le bocche di porto con moli foranei, spinti verso il mare fino a raggiungere profondità sufficienti per garantire l'accesso delle navi in qualsiasi condizione. Si incominciò dalla bocca di Malamocco, che negli ultimi anni della Repubblica aveva da sola garantito il traffico marittimo veneziano. Le opere alla bocca furono portate a termine dal governo austriaco con la costruzione dapprima della diga nord e successivamente della diga sud nel 1865. Gli esiti favorevoli delle opere realizzate a Malamocco indussero il governo italiano ad attuare pochi anni dopo un analogo provvedimento sulle bocche che alimentavano la laguna superiore, con la riunione in un'unica bocca delle preesistenti foci lagunari di San Nicolò, Sant'Erasmo e Treporti. Toccò da ultimo alla bocca di Chioggia di subire lo stesso tipo di interventi. I lavori, iniziati nel 1910 e poi sospesi durante la Grande Guerra, furono completati tra il 1930 e il 1935, con il raggiungimento di fondali di 7-8 metri. Con la riconfigurazione delle bocche di porto non erano tuttavia ultimati i grandi interventi da parte dell'uomo nella laguna di Venezia. Già sul finire del Settecento era stato scavato il canale di Santo Spirito per consentire alle navi di accedere al bacino di San Marco entrando attraverso la bocca di Malamocco. Le conseguenze idrauliche dell'escavo di questo canale furono tuttavia di modesta entità. Ben altri invece furono gli effetti dell'escavo del canale Vittorio Emanuele e dell'escavo del canale Malamocco-Marghera. Gli interventi attuati dall'uomo per tentare di contrastare la naturale evoluzione morfologica della laguna e adattarla di volta in volta alle sue necessità contingenti ci hanno consegnato la laguna che oggi noi vediamo, molto diversa dalle lagune del passato e con problemi non facilmente risolvibili. Attualmente le superfici ricomprese entro il perimetro della conterminazione lagunare, fissata dalla Repubblica poco prima della sua caduta, si estendono per circa 500 km quadrati. La laguna comunica con il mare attraverso le tre bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, presidiate lateralmente dai moli foranei che a Malamocco si protendono verso il mare fino a fondali superiori ai 16-18 metri. Dalle tre bocche si diparte, ramificandosi progressivamente, una potente rete di canali multiconnessi che innervano tutto il bacino lagunare, riducendo la loro sezione a misura che ci si avvicini ai limiti della conterminazione. Estese superfici di acqua bassa si dispongono in adiacenza ai canali. Si tratta di aree con fondali poco variabili, compresi tra i 50 e i 100 cm, sufficienti ad evitare il loro scoprimento durante le fasi di bassa marea, come invece avveniva nel passato e sicuramente fino ai primi decenni del Novecento. Tra le zone d'acqua della laguna più prossime alle bocche, che formano la cosiddetta laguna viva,
e gli specchi liquidi posti al limite della conterminazione si interpongono potenti fasce di barena, caratteristiche formazioni morfologiche vegetate poste a quote superiori a quelle del medio mare e tali da essere superate solamente durante le fasi di alta marea. Un tempo le barene, che nel comportamento dell'ecosistema lagunare assumono un ruolo di primaria importanza, occupavano superfici di gran lunga superiori a quelle attuali, ma gli intensi fenomeni erosivi in atto in tutta la laguna ne hanno progressivamente ridotto l'estensione. Basti ricordare che nel secolo appena trascorso esse si sono ridotte da circa 150 km quadrati a poco meno di 50. Le parti più periferiche del bacino lagunare sono occupate dalle valli da pesca di antica origine, numerose sia nella laguna centro-meridionale sia nella laguna nord-orientale. Perimetrate con argini ed in comunicazione con la laguna solamente attraverso alcune chiaviche, le valli da pesca occupano complessivamente una superficie di circa 90 km quadrati. Attualmente esse sono di fatto totalmente intercluse e quindi sottratte alla libera espansione della marea, essendo i loro livelli interni gestiti in funzione delle sole necessità della pesca e della caccia, alle quali sono adibite. Si tratta di una condizione che, salvo poche eccezioni, è venuta determinandosi in tempi relativamente recenti, e più precisamente nei due decenni posti a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quando, alla tradizionale perimetrazione realizzata con graticci di arelle e dai varchi di accesso controllati dalle antiche cogolere, strutture entrambe permeabili al flusso delle maree, si sostituirono argini in terra non sormontabili nemmeno dalle più alte maree e chiaviche regolate da paratoie in modo da controllare con opportune manovre i loro livelli interni. Sempre ai margini della conterminazione lagunare sono individuabili estese superfici bonificate e a loro volta sottratte all'antica funzione. Si tratta, per citare solo quelle di maggior rilievo, delle aree destinate ad accogliere vecchia e nuova zona industriale di Porto Marghera. Delle aree su cui sorge l'aeroporto Marco Polo, bonificate con materiali derivanti dagli interventi di escavo realizzati in laguna. Delle superfici occupate dalle cosiddette valli di Brenta, interrite dalla già ricordata e improvvida decisione di reintrodurre liberamente in laguna le acque del Brenta nella seconda metà dell'Ottocento. Dalle bocche di Lido e di Malamocco, infine, prendono origine i grandi canali navigabili Vittorio Emanuele e Malamocco Marghera, percorsi dalle grandi navi mercantili e passeggeri per entrare in laguna ed attraccare ai rispettivi porti interni. In questo contesto geografico, i colmi di marea, penetrando in laguna attraverso le bocche, sono progressivamente sfasati nel tempo, ma subiscono quasi ovunque modeste attenuazioni dei livelli massimi, che assumono su gran parte della laguna valori del tutto confrontabili con quelli del mare. Partendo dalla bocca del Lido e percorrendo la direttrice del centro storico, si registra anzi una tendenza della marea ad incrementare leggermente i livelli dei suoi colmi, che così superano quelli del mare sia a Punta della Salute sia a Porto Marghera.
forti attenuazioni dei colmi si riscontrano ora solamente nella parte nord-orientale della laguna, dove nelle zone poste al limite della conterminazione si registrano ritardi di fase di circa 3 ore. Per le usuali maree di siziggie, quando le condizioni astronomiche che ne governano il comportamento predominano su quelle atmosferiche, le ampiezze d'onda comprese tra gli 80 e i 100 cm comportano portate massime complessive scambiate dalla laguna con il mare che sfiorano i 20.000 metri cubi al secondo, con volumi di flusso e di riflusso consistenti, pari a circa 400 per 10 alla sesta metri cubi. Condizioni molto diverse da quelle usuali appena delineate si presentano in occasione dei noti eventi di acqua alta. È quello dell'acqua alta un fenomeno anomalo che da sempre colpisce la laguna di Venezia, causato dalla sovrapposizione sull'oscillazione periodica dei livelli dovuti alla marea astronomica, degli effetti generati da uno stato di bassa pressione persistente sul Golfo di Venezia e dall'azione contemporanea di venti di scirocco particolarmente sostenuti, i quali contribuiscono ad innalzare sensibilmente i livelli medi del mare in tutto l'Alto Adriatico e, quindi, ad incrementare in misura straordinaria anche i colmi di marea all'interno della laguna. Quando questo accade, la persistenza dei livelli per tempi prolungati al di sopra di un determinato limite annulla completamente qualsiasi effetto di attenuazione nella propagazione della marea e quasi ovunque nel bacino lagunare si raggiungono livelli massimi del tutto simili a quelli del mare, se non addirittura superiori, come nei casi in cui il vento, spirando sulla superficie liquida, tende a dislocarla apprezzabilmente, aggravando ulteriormente la situazione nelle parti estreme della laguna. Il fenomeno dell'acqua alta, drammaticamente sperimentato dai veneziani in occasione della famosa marea del 4 e 5 novembre del 1966 e con frequenze non proprio trascurabili nei decenni successivi, è certamente un problema rilevante per la città di Venezia e per gli altri importanti centri storici lagunari. È quindi comprensibile che verso la sua soluzione si siano in questi anni concentrati gli sforzi degli studiosi e l'attenzione dell'opinione pubblica. Accanto al problema delle acque alte, tuttavia, ne esistono molti altri di cui soffre la laguna, alcuni meno facili da intuire, ma non meno importanti, se l'obiettivo che ci si prefigge è quello di salvaguardare la laguna nel suo complesso, intesa come ambiente unico, irripetibile, dal quale la laguna di Venezia non è disgiungibile. Ci si intende riferire in particolar modo ai fenomeni di degrado che hanno in questi anni profondamente modificato l'assetto morfologico della laguna. Per la sovrapposizione sui processi naturali dovuti alla subsidenza e all'eustatismo, degli effetti indotti dalle grandi opere dell'uomo che hanno contribuito a far evolvere in senso negativo alcuni dei caratteri peculiari della laguna. I processi di demolizione delle antiche forme lagunari, con la scomparsa di vaste superfici di barena, l'approfondimento dei fondali delle zone d'acqua bassa, anche a causa di fenomeni di erosione che sembrano irreversibili, la scomparsa o l'interrimento di molti canali lagunari con un generale appiattimento dei fondali, la perdita sistematica delle parti più fini dei sedimenti lagunari, estromessi in sospensione dalle correnti di marea durante le fasi di riflusso e non più reintrodotti dalle successive fasi di riflusso, sono fenomeni da non sottovalutare. Sono mali che in alcuni casi partono da molto lontano e che per la sopravvivenza della laguna richiedono di essere attentamente considerati e, per quanto possibile, risolti. Comprenderli nei loro meccanismi non può che aiutare ad orientare correttamente gli interventi di salvaguardia che si intendono adottare, poiché bocche e laguna sono un tutt'uno non disgiungibile,
per i riflessi che operando su una di queste entità fatalmente si determinano sull'altra. Può per questo essere interessante confrontare ed analizzare con l'ausilio della più avanzata modellistica matematica il comportamento idraulico delle lagune del passato, in particolare quelle dell'Ottocento e del 1900.